Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a Firenze, andiamo a fare un giro in città, tanto che non ci vado e soprattutto volevo fare un video col drone dei giardini di Boboli, da un bel po' di tempo che penso di farlo e tempo permettendo perché stamani era una fantastica giornata, ma guardate qua. Adesso non è proprio una fantastica giornata, però vediamo a Firenze che tempo fa. E poi stasera andiamo a mangiare il ramen. E anche quello è un bel po' che non lo mangiamo. E a Firenze c'è un posticino gestito da giapponesi, il cuoco è giapponese, dove fanno il ramen davvero davvero buono. E quindi stasera ne approfittiamo, visto che andiamo a Firenze, uniamo l'utile al dilettevole e ci spariamo un po' di ramen. Adesso si parte, ciao! Siamo in viaggio verso Firenze, per ora il sole regge e poi guardate qua, sono riuscito a far entrare tutto, per tutto intendo il Phantom, la macchina fotografica, il telecomando, la Blackmagic, un po' di obiettivi, batterie eccetera eccetera, tutto nel mio manfrotto. Il Phantom sembra fatto apposta per questo zaino. Pensavo che ci entrasse, non ero sicuro, ma in effetti ci entra preciso. Non resta spazio per nient'altro, si prende tutto lo spazio dedicato, diciamo, dove normalmente metto le macchine fotografiche. Però vabbè, ci accontentiamo. Oggi è estremamente leggero lo zaino, molto più leggero del solito. Ok, il viaggio continua. E siamo in coda! C'è un incidente o comunque c'è una macchina ferma alla Strassigna, che è l'uscita prima di quella che dobbiamo prendere noi, Scandicci, e quindi niente, speriamo bene. Ok ragazzi, siamo arrivati Scandicci. Qua sembra un cantiere aperto, cioè non sembra, è un cantiere aperto. Siamo alla tranvia, comodissima per arrivare a Firenze. Potete mandare un SMS al numero dell'ATAF scrivendo nell'SMS ATAF e ricevete il messaggio che vale come biglietto per la tranvia. Fantastico, comodissimo. Più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, siamo in centro a Firenze. Cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano. Ok, andiamo. No. Thank you.
ragazzi. No, fantastico, siamo sopra i giardini di Boboli, sopra la fontana, che sono chiusi. Non segna, interessante. Non per niente. Missione compiuta, ragazzi. Purtroppo, cioè, vedete qua? Vedete qua, vedete alle mie spalle questo viale? Fantastico perché non passa nessuno. Però siamo molto stretti tra due muri. E quindi a un certo punto ho perso il segnale. Per fortuna, mi sono ricordato di impostare il ritorno a casa automatico quando perde il segnale. Perché altrimenti l'altra opzione, non sbagliate mai se avete un Phantom 3. L'altra opzione è, se perdi il segnale, resta in Uber dove sei. E finché non finisce la batteria, rimane lì. Per fortuna mi sono ricordato di mettere l'opzione di ritorno a casa. E quindi niente, quando è apparso sopra di noi, come per magia, ho ripreso il segnale e non ho perso il drone. Però abbiamo visto i giardini di Boboli dall'alto e una bella panoramica di Firenze. Potrei volare ancora, 80% di batteria. Però purtroppo il progetto è andato un po' così. Boboli chiude alle 3:30. Ok, adesso andiamo verso il centro a fare due passi e poi più tardi ramen. Forse proprio l'argomento del vlog di oggi è questo. Approfittate delle città che avete a fianco a casa. Siamo sempre abituati ad andare chissà dove in ferie, in vacanza, e è normale voler vedere posti nuovi che non conosciamo. Ma poi alla fine ti accorgi che vai troppo poco spesso invece nei posti fantastici che hai dietro l'angolo. Noi siamo a 100 km da Firenze e ci veniamo veramente troppo poco spesso. Troppo poco spesso.
Avete mai visto un vlog con alle spalle il David? È un mucchio di Segway? Adesso l'avete visto. Ditemi se non siamo fortunati. Ragazzi, qua non è un granché, forse è la parte, non lo so, meno bella di Firenze, però ve la faccio vedere lo stesso. Siete pronti? Che dite? Bellissimo, eh? E adesso finiamo con un bel ramen caldo. Buonissimo. Mi sa che ci tocca la fila stasera, sì. Oddio, oggi è giovedì, forse ci va di lusso. No, il ramen già piano? No, ancora chiuso. Ragazzi, siamo arrivati a ramen. Guardate qua. Posticino carinissimo e stasera per fortuna non c'è troppa gente. Di solito è strapiano subito. Adesso dobbiamo scegliere. Ecco il menù. Complicato. Perché prenderei tutto. È tutto troppo buono. Ma devo scegliere. Com'è andato il ramen? Buono. Cioè, non lo so, è una specie di droga. Dobbiamo venire, cioè, ogni volta che veniamo diciamo dobbiamo venire più spesso. Perché è davvero davvero buono. Non si mangia dalle nostre parti, non si mangia da nessuna parte così buono. Abbiamo messo esattamente 3 anni, eh. Sì, l'ultima volta siamo venuti 3 anni fa. Roba da pazzi. Eppure è vicino a casa, abbastanza vicino a casa. Ma merita. Se siete a Firenze, cercate il bar, non mi ricordo. Banchi Ramen, Bar Gallo, sì, è un bar con accanto un localino, una stanza dove fanno il ramen dalle 7 in poi. Dalle 7 alle 10, quindi venite dalle presto. È sempre pieno, stasera ci andate bene. Ma buonissimo, ramen vero, fatto da un cuoco giapponese, ramen vero. Non lo mangiate spesso così buono. Bene, adesso ci avviamo verso il tranvia. Eccoci ragazzi, siamo a casa. Guardate un po', ho comprato 2 cravatte. Vi piacciono? Un po' classiche, un po' hipster. Non lo so, mi servivano. Bene, siamo arrivati a casa. Sono le 10 più o meno. No, più o meno, sono le 10 in punto. Ricordatevi, vicino a casa vostra c'è un'avventura che vi aspetta. Un pomeriggio, basta un pomeriggio. Prendete la macchina, vostra moglie, la vostra fidanzata, una vostra amica, un vostro amico e andate a farvi un giro. Un po' di foto, un po' di video, una bella cena, magari del ramen e la giornata cambia totalmente. Adesso buonanotte, sorridete il più possibile perché la vita è un dono. Ciao!